Ciao Salvatore, allora, in un video precedente avevi fatto cenno al fatto che ti sarebbe piaciuto fare un video sul calcio e sul primo momento eravamo rimasti un po' perplessi, cosa ci vuole raccontare del calcio? E poi abbiamo pensato tra di noi forse non è del gioco in sé per sé, ma di tutto quanto è il mondo che sta attorno al gioco del calcio. Non sono le regole del gioco di cui vuoi parlare o del calciatore, quanto dell'impatto che nella nostra società ha il calcio, che è diffuso capillarmente ovunque, che lo cominciano i bambini a giocare che corrono dietro il pallone, che quando hanno 5 anni cominciano a entrare nella squadra, che giocano tutti a calcio, che la domenica si ferma il mondo per le partite, che tutti seguono il calcio e adesso che il calcio viaggia prevalentemente sulla rete privata piuttosto che la pubblica, tutti lo seguono comunque, che si trovano degli stadi dove ci sono 100, 200, 300 mila persone. Tutte lì, no, 300.000 ancora no, non ci arrivano. Ma vabbè, io no. A 200.000 è il Maracanã, ah, in Brasile. Sei informato? ci sono tantissime persone, una massa veramente impressionante, perché 200.000 persone è una cosa, concentrate, assiepate in un unico punto, è una cosa sotto il mio punto di vista terribile. Quando ci sono i mondiali di calcio il mondo si ferma, la televisione, tutti i giornali ne parlano. Parlacene tu ora del calcio. Vedi, quando i predatori creavano guerre e facevano massacrare gli umani tra di loro stesse, gente inerme, padri di famiglia, figli di famiglia, quando gli Unni, i Vandali, i Visigoti, gli Ostrogoti perversavano su tutta l'Europa, massacrando intere città, strupando bambini, maschi o femmine che siano, donne, facendo massacri, uccidendo e massacrando, perché qualcuno si ciba di questo orrore e della morte e dell'energia vitale del campo strutturatore di forma di quegli stessi. Non ci sono altre spiegazioni, non esistono. Spiegaci bene, chi sono questi predatori che esseri, avrebbero ispirato o guidato? Esseri che vengono o da altri pianeti o da altre dimensioni, che ci trattano noi come animali, come noi trattiamo gli animali. È la stessa cosa. Ora, col tempo, con l'evoluzione e con la crescita, con altre forme di esistenza che si sono avvicendate e che si sono massacrate pure fra di loro, questi predatori, per la preda più ambita, cioè l'uomo, cosa succede? Che ai nostri giorni il processo delle guerre sembra non esserci, ma se voi vedete ebrei e palestinesi, vedrete russi e ucraini, che ancora oggi, proprio oggi, mentre stiamo facendo questo video, si stanno massacrando a morte e continuano a massacrarsi. Prima di noi avevamo la Cambogia, il Vietnam, il Laos e tutta la Corea e tutti gli altri massacri che sono continuati nel tempo dopo che le guerre mondiali si erano fermate, sia la prima che la seconda guerra. Poi ci sono state le guerre di indipendenza, le guerre d'America, le guerre a destra, a sinistra, poi non parliamo dei genocidi in Africa, dei massacri, l'Ebola, altro virus creato artificialmente e buttato, come l'AIDS, virus creato artificialmente e buttato per fare massacri.
cioè perché tutti questi esseri si cibano di questa cosa. Hanno inventato alcuni anni fa, quasi 100 e qualche anno in più, hanno inventato il gioco della pelota, il pallone. Prima studenti universitari, i genovesi furono i primi con altri in Italia, portarono pure il calcio all'estero, ma sempre guidati dai predatori, finché col tempo il calcio si è così espanso nel mondo che durante i campionati mondiali sono miliardi di persone che attraverso i video o riempiendo gli stadi vanno a vedere partite di pallone. Decine e decine, migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di stupidi vanno a dire GOO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 O
loro composizione, come sono composte, come dinamo, come batterie, per prendere energia, per fare esprimere energia con 24 stronze che si contengono una pallina con i piedi, e che quando quella pallina la buttano per caso, entra per caso perché non sono atlete, sono soltanto stronze, perché non hanno la tecnica dei Pelé, dei Maradona, dei Platini o dei Gullit o dei Van Basten o di tutti gli altri. Sono soltanto stronze. Quando entra la pelota in porta, come se Dio l'avesse... È pazzia collettiva. Sono stronze, non se ne rendono conto che stanno dando energia ai predatori. Perché quando quella piccola palla entra in porta, 200.000 persone nel Maracanã, cade quasi lo stadio, è tutta energia che fuorisce come i fotoni luce che tu carichi le batterie e poi fai viaggiare i camion, fai viaggiare diciamo così gli ascensori, accendi la radio, accendi la televisione con tutte queste batterie, fai tutto quello che vuoi con i fotoni luce. Con questa energia loro fanno camminare le astronavi, si nutrono di questa energia. A proposito di astronavi e stadi, c'era stato un episodio sopra lo stadio di Firenze, no? Nel 57, se sì, non sbaglio. Un'astronave si è fermata. Ed è stata vista da sì, è venuta tutti. Sulla domenica del Corriere, ne hanno fatto il disegno, io lo ricordo, e c'è pure la pagina della domenica del Corriere. E quindi in quella domenica un'astronave, un oggetto... Si è vista sopra gli stadi dove prendeva energia. E tutti l'hanno vista. Sì, dove prendeva l'energia. Che cosa è successo? Che il campo elettromagnetico... Per un attimo non si sa perché si è eclissato e l'astronave è apparsa. È da supporre quindi che anche negli altri, che non sia stato un caso eccezionale che è stata vista. Sì, ma, un caso eccezionale che è stata vista. Ma non un caso eccezionale che ci fosse. In tutti gli stadi, quando ci sono tutte queste partite, a tutti i livelli. E allora si può pensare che se la concentrazione e la partecipazione che si ha negli stadi provoca, per il calcio provoca questo, cioè l'arrivo di questi oggetti che chiamiamo astronavi, che sono qua, non è che arrivano, che sono qua, si posizionano sopra lo stadio, noi non li vediamo, avvenga lo stesso anche quando gli stadi ci sono i concerti. Sì, la stessa cosa. Specialmente quando sono concerti con musica satanica. C'è quelli che prediligono la musica satanica e quelli che prediligono, chiamiamola così, i canti gregoriani. Certo, però attualmente vanno di moda. Si chiamano angeli che prediligono i canti gregoriani e scendono per nutrirsi, quelli si chiamano demoni. Ah, ecco, allora tu dici che in funzione della... Però qua si entra su un altro discorso, in funzione della musica che c'è,
arrivano persone, entità anche differenti. Però a questo punto tu parli di demoni, arrivano demoni in caso di musica satanica, allora l'astronave che si posiziona sopra lo stadio è identico al demone o è altra cosa ancora? No, è identico al demone. È lo stesso. Perché sono quelli che creano i massacri, le guerre. Che noi chiamiamo. Quando non. Cioè, in poche parole, c'è il periodo, è come i pescatori che vanno a mare. Sì. Cioè, fanno uno sterminio di una zona di mare e poi fanno il fermo biologico. Sì. Che cos'è il fermo biologico? Per un periodo quella zona non deve essere più toccata. Non più rete, non più pesca, non più niente. Gli danno il tempo di riprodursi e poi riprendono di nuovo. Sì. E vanno da un'altra parte, mentre lì c'è il fermo biologico, distruggono un'altra zona. Quella zona si ripopola e ritornano in quella zona per far ripopolare l'altra, perché nell'altra ci sarà il fermo biologico. Ma è semplice, è normale. E loro fanno così, e noi facciamo come loro. Un'altra cosa importante, per esempio Maradona. Sì. Vedi, c'è molta gente che adora Maradona. Non è soltanto un fan, ma è un'adorazione stupida e volgare. E folle. Perché? Il Cristo si sputa in faccia, si massacra e si mette in croce. Maradona si porta all'altezza di Cristo. Napoletani non cucinavano e non mangiavano o ammazzavano di botta le moglie se il Napoli perdeva e non si mangiava quella sera. Cioè, in realtà cosa succede nella mente malata di queste persone? Dal momento che non sono in grado di essere loro Maradona, prendono lui come esempio, perché non sono in grado di andare a fare loro Maradona. Perché, parliamone chiaro, si identificano con Maradona. Parliamone chiaro. Mm. Io ragazzino ascoltavo i preti. Quando sono cresciuto ho capito che dicevano stronzate, io ero superiore a loro e sono superiore a loro. Non è un vanto il mio, è un fatto reale, perché ho avuto a che fare con preti, con arciprete, con altre cose. Non sono degni neanche di sciogliermi calzare, come diceva Giovanni Gesù Cristo, ma io non sono Gesù Cristo, sono informato, loro no. E allora cosa succede? Che se io da bambino sapevo quello che so adesso, io non avrei più comunicato con loro. Per me loro sarebbero stato nessuno. Ora, siccome quelle persone non sanno giocare come gioca Maradona, Maradona è qualcuno. Ma l'attimo in cui loro, attraverso l'allenamento, attraverso diciamo il loro estro, fossero uguali a Maradona, Maradona non sarebbe più nessuno per loro. È come il ragazzo quando va alla prima, alla seconda, alla terza elementare e così via, fino al magistrale, quando diventa maestro e supera il maestro che l'ho fatto, che l'ha istruito dalla prima alla quinta elementare, il maestro, non lo prende più in considerazione perché lui l'ha superato. Questo noi dobbiamo capire. Noi idolatriamo delle persone perché ci crediamo inferiori a loro. Gesù invece disse una cosa: siete tutti uguali, siete tutti figli di Dio, siete tutti la stessa cosa. E quando gli disse la Saibaba: ma perché tu sei Dio? Perché io lo so, ma anche voi siete Dio, solo che voi non lo sapete. Quando capirete e comprenderete di essere Dio, sarete come me e farete quello che faccio io. E questo è quello che noi come umanità non abbiamo capito, che siamo tutti uguali. E per questo c'è la disuguaglianza, le guerre, gli eccidi, i pesticidi. E noi ci mettiamo nelle mani di questi assassini, come Savoia, come gli Asburgo, come tutti gli altri, gli zar di Russia e tutti quei figli di puttana che hanno massacrato popoli. E che sono tutti imparentati. E che sono tutti imparentati fra loro, tutti zii e nipoti, fratelli e sorelle sono.
Perché non si fanno la guerra tra di loro? Perché non si massacrano fra di loro? Perché fanno massacrare a noi? E guarda caso, loro hanno tutti i poteri della terra, hanno i palazzi migliori perché costruiti da noi povera gente, hanno tutti i feudi, hanno territori immense, hanno isole, hanno la qualsiasi cosa. E quando qualcuno dice state stromesso perché i Savoia, c'è stata la Repubblica in Italia e noi abbiamo mandato via i Savoia, dove li avevamo mandati? Chi li ha cacciati i Savoia? Sono sempre lì e adesso, sono ritornati pure in Italia e adesso hanno ricche. E il principe Emanuele gestiva bordelle, ha assassinato il figlio di Amer e non è andato in galera, neanche è stato, diciamo così, e non ha subito niente. Se fosse stato qualcun altro, io, mi avrebbero lapidato, capisce? Sono sempre lì loro, i padroni del mondo, i figli dei rettiliani, i figli degli illuminati, che sono padroni anche, sì, oltre che di terreni, anche di industrie, di multinazionali, di banche, di tutto il sistema, delle società elettriche, delle società dell'acqua, mondo, di tutto. Che gestiscono il mondo. E noi lo comprendiamo e noi litighiamo fra di noi. Svegliatevi, se siete capaci. E come fare per aumentare la consapevolezza? Perché uno dice, sì, dice Sai Baba, anche tu sei Dio. Sì, però una volta che io so di essere Dio ma non ne ho la consapevolezza, una volta che mi è stata data l'informazione, ma come fai ad avere la consapevolezza? Infatti, se sei sporco dentro, allora, punto primo, pulirsi. Il corpo fisico, corpo fisico, portarla ad un livello vibrazionale superiore, alimentare il corpo eterico e risvegliarlo dal torpore in cui l'abbiamo buttato, mettere in azione i chakra e le forze superiori degli altri corpi cominceranno ad avere una connessione con noi e l'io spirituale raggiunge, come ha raggiunto Gesù Cristo, o Cristo ha raggiunto Gesù, per svegliare tutto quanto è in noi. Quindi, quella sola è la via, come disse Gesù. Quindi, io sono la via, la verità e la vita. Quindi in un certo senso dovrebbe essere un processo quasi spontaneo. Naturale. Quindi sì, ci si pulisce dal corpo fisico. Si aumenta lo stato vibratorio dei nostri corpi, sì, sottili, mm, e quindi si entra in connessione con quelli superiori. E ci si pone in uno stato di, in un atteggiamento di attesa positiva. Sì. È corretto? Sì. Tu comincerai a capire, ad allontanarti dalla folla. Sì, questo, questo è già un po' che lo faccio. Ma... perché è da un po' che tu hai cominciato a capire. Sì. Adesso stai facendo una ristrutturazione completa e quindi tu stessa capisci che i tuoi sensi si sono diversificati. Tu se ti potessi vedere come eri prima e come sei adesso, strutturalmente e fisicamente, sei un'altra persona, totalmente cambiata. Quindi c'è un cambiamento sia a livello strutturale fisico che a livello strutturale psichico, c'è più chiarezza, più lucidità, più tante altre cose che avvengono in un corpo del genere. Specialmente se ha un sistema immunitario ritornato così potente che non prenderai più malattie, quelle che i medici chiamano malattie, perché il tuo sistema sarà sempre perfetto e pulito. E questo vale per tutti. Ecco dove sta, diciamo così, il meccanismo giusto. Nel poter conoscere noi stessi e ritornare allo stato naturale dove la natura ci aiuterà e le forze spirituali ci saranno vicine per aiutarci. Perché dal momento che tu vai verso la luce non permetteranno più alle tenebre di avvicinarsi a te. Ma se tu preferisci le tenebre, loro si discostano, perché vengono altri demoni su di te a creare quei rapporti. Laura, dimmi una cosa. Sì. Tu sei da 40 giorni che sei qua. Sì. Hai visto entrare a casa mia tantissime persone. Sì, tante. Gente che non era mai venuta qua. Mm-hmm. E mentre entravano dal cancello, da quando è al cancello che c'è?
Black. E che sarebbe Black? E il tuo cane. Il mio cane. Maestro acceso. Il mio cane è acceso. Il mio molosso. Ha mai abbaiato o morso o fatto qualcosa? No, mai. Perché? È dolcissimo, è tranquillissimo, pur essendo grandissimo, è un cane assolutamente perché pacifico. Perché qua dentro c'è energia positiva, c'è amore. Vicino a noi, come sono i cani? Terribili. Terribile. Perché? Perché non c'è equilibrio in quelle persone. Dove c'è equilibrio e c'è pace, serenità e amore, anche gli animali vivono in amore. Il mio topino che è qua dentro, bisogna dargli un nome. Gli dobbiamo dare un nome, perché non vuole andare via. E quando mi guarda, mi fa con un musetto così, mi dice: ma che vuoi? Io qua sono il padrone. Piccolino. Piccolino, che ride, scherza, gioca. Perché ucciderlo? Dove sta scritto? Non ti disturba. Il problema è se figlia. Eh? Il problema è se fai cuccioli. Speriamo di no. Non ne fa cuccioli, è solo. Quindi, questa è la nostra vita, di questo volevo parlare, di questo vi volevo informare. Noi possiamo fare tutto perché siamo Dio, solo se lo vogliamo. Se non lo vogliamo, siamo in mano dei predatori, in mano di qualsiasi altra forma di esistenza che ci preda e ci facciamo predare. Come avevo detto pure in altre vite, siamo in mano della medicina che per anni e anni ci massacra e ci facciamo massacrare perché non abbiamo più la forza di reagire. Non siamo noi stesse, non siamo vive ma siamo morte. Siamo in preda della Chiesa Cattolica che ci fa assorbire di tutte le chiese, parlo io, che ci fanno assorbire tutti i loro miasmi e tutte le loro scionzate tremende. Se noi ci ragionassimo un po', li manderemmo tutta a Fangolandia, faremmo chiudere le chiese. Non hanno senso e scopo di essere, di esistere. Ecco, tu hai detto, no? Voglio sottolineare per chi ci sta ascoltando, che non parli, l'hai appena detto, però lo voglio ribadire, che non parli in generale della Chiesa Cattolica, magari prediligendo altri tipi di chiese orientali. Tutte. Anzi, le chiese dovendo sono scegliere. Sono oppio di popolo. Dovendo scegliere tra uno e gli altri, forse. No, non scelgo nessuno perché sono tutti uguali. No, sono ma tutti cambiare, fanno. Dici che cambiare la via vecchia per la nuova è peggio ancora. No, cambiare, può spostarsi dalla chiesa d'origine ad un'altra perché sembra più attraente. Si sa dove, se cambia la via vecchia con la nuova, sai dove vai ma non sai cosa trovi. Cioè, quando sei Baba, un suo discepolo, gli disse: Baba, io ti darò una grande notizia, oggi già Baba lo sapeva. Dice: che cos'è la bella notizia che mi darai oggi? Dice: sai, dice, mi sono fatto musulmano come te, ero induista di religione, mi sono fatto musulmano. Ha ricevuto un cesfone tale da farlo girare su se stesso. E dopo dice: perché mi picchi? Perché sei uno stronzo. Tu devi cambiare dentro te stesso, gli disse: sei Baba, non devi cambiare religione. Cambiando religione non hai cambiato niente. Io sono musulmano perché i miei genitori erano musulmani. Sono nato da genitori musulmani. Io non ho cambiato niente. Io ho cambiato me. Non la religione. E questo è quello che noi dovremmo capire.